Ben 641,98 euro donati alla Onlus Aquilana all'Aquila per la Vita, raccolti in 3 giorni di apertura della mostra Lavoro in Corso a Palazzetto dei Nobili. 3 giorni di apertura della mostra è un boom di visitatori che hanno apprezzato le foto, che hanno lasciato il loro pensiero sul libro visite e che con le foto dell'Aquila 5 anni dopo si sono emozionati. Un successo notevole che i due fotografi Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni dedicano alla città e all'associazione aquilana, alla quale ieri hanno consegnato il salvadanaio con la donazione. I fotografi ringraziano la città, le istituzioni che hanno voluto visitarla, i visitatori provenienti da fuori regione, tutti gli aquilani, gli sponsor, tutti coloro che hanno dedicato qualche minuto alla loro idea. Vi proponiamo con questo servizio le foto che riguardano scatti dell'allestimento per chi non ha potuto partecipare alla mostra. Un grazie speciale a chi ha donato, aiutando così la Onlus Aquilana, a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa, che sono stati TV1, Digital Style, Parrucchiere Academy, Giuseppe Leonetti il parrucchiere, Carmine Terzigni, Agenzia Scommesse di Longara e di Bazzano, Bimbus, il Boscaiolo, Trestor di Avezzano ed Umberto Bologna, che ha fornito ai fotografi il materiale da cantiere per l'allestimento dell'esposizione fotografica. Daniele Di Benedetto, che ha curato l'allestimento e i contatti esterni per l'organizzazione dell'evento, ringrazia l'Ufficio Cultura del Comune dell'Aquila, i colleghi del 9° Reggimento Alpini che hanno aiutato ad allestire la mostra, Bruno Calzone, Luca Fratello, Daniele Terzigni e Mauro Mannucci. Una visita molto gradita nel giorno di chiusura della mostra è stata quella dell'attaccante rossoblù Claudio De Sosa. Per Daniele Di Benedetto, legato da una profonda amicizia alla società L'Aquila Calcio, è stato davvero un bel regalo questo.